collaborazione a questa partnership, e quindi non solo una vendita di un prodotto, ma anche di un'idea di quello che può essere il benefit complessivo per le società coinvolte, in questo caso FC Bari e Balkan. Per quanto riguarda invece gli amici di WOS, noi abbiamo iniziato anche qui con il mio colpevole ritardo, perché ovviamente abbiamo, forse era settembre, primi di settembre, sì, settembre. Era un problema serio nel nostro sito. Il vecchio sito sicuramente non era adeguato a quelli che sono gli standard, secondo la mia modesta opinione, di un sito di una squadra come quella di Bari. Parlavo del ranking nazionale degli ascolti piuttosto che degli spettatori e quant'altro. Noi siamo sicuramente nelle prime 10 squadre d'Italia, tenendo conto del campionato di Serie A e Serie B, quindi tutta l'organizzazione, tutte le infrastrutture, quindi anche quella informatica, dovrebbero muoversi in relazione a questo tipo di standing che io sono onorato di poter rappresentare. Quindi rappresentiamo una società che a livello nazionale rappresenta una città che dopo Napoli è sicuramente una delle capitali del sud che produce e che è in crescita di produttività. Quindi era importantissimo affidarsi a una società skillata per poter raggiungere un obiettivo che ci portasse molto vicini a quelli che sono le evidenze su web di società di Serie A. Questa pagina, la prima pagina, diciamo, la presentazione sarà fatta oggi, ovviamente è in ongoing l'operazione, come dicono gli inglesi. Noi ovviamente incrementeremo i vari contenuti giorno dopo giorno, però ecco lo zoccolo duro in un paio di mesi, che faccio i miei complimenti alla società BWOX, che ricordo è una società certificata Microsoft, un'eccellenza meridionale del settore del web e del software specifico per questo tipo di attività. E sicuramente sarà arricchito, però ecco la base, come potrete vedere, è sicuramente adeguata a quelli che sono stati i nostri obiettivi di partenza. Detto ciò, non voglio tediarvi, lascio la parola ai miei partner, nonché amici, prima di tutto Igor Asciutto, presidente di Balkan Express, e poi faremo un attimino la presentazione della pagina, non so se ci sarà da esporre qualche concetto da parte degli amici di WOS. Lascio la parola a Igor. Grazie. Grazie, grazie, grazie Presidente. Anche da parte nostra c'è tutto l'entusiasmo di riprendere questa collaborazione iniziata già l'anno scorso, con le prospettive appunto di modificare, di aumentare ancora la nostra presenza sul territorio barese e pugliese in generale. È vero, grazie, ringrazio per aver confermato che offriamo un bel servizio e ci teniamo particolarmente, perché poi alla fine, anche se la nostra sede è a Pescara, il cuore è biancorosso, e quindi ci fa molto piacere che la squadra sia contenta e viaggi bene. Poi speriamo che aiuti anche questo in qualche modo i giocatori a esprimersi meglio. Come promozioni anche quest'anno sicuramente andremo a fare, come in precedenza, delle partenze speciali per la tifoseria, a quali siamo molto legati, e sicuramente anche lì faremo delle promozioni con tariffe agevolate per chi vorrà seguire la Bari anche in trasferte fuori casa. E soprattutto quello che abbiamo intenzione quest'anno è di intraprendere una serie di iniziative, come appunto anticipava il Presidente, inerenti a tutta la programmazione e non solo che Balkan Express offre. Ad oggi da Bari partiamo con più di 22 destinazioni.
nazioni, tra quali quest'anno stiamo diventando anche la Spagna, quindi usciamo un po' dai Balcani, quello che è il nostro territorio, proprio perché ce l'ha richiesto il territorio stesso, in quanto ormai siamo una realtà che qui da tempo opera, e infatti con queste nuove destinazioni stiamo anticipando, cioè stiamo inserendo solo su Bari un terzo aereo che verrà posizionato qui per soddisfare le richieste e implementare il ventaglio di destinazioni. Grazie sempre per il supporto di tutta la Bari, della sua tifoseria e soprattutto dei media, che mi auguro che anche quest'anno riusciamo a fare un bel viaggio come abbiamo fatto l'anno scorso a Međugorje. Quest'anno, ecco, la butto qui, faremo un'altra destinazione, vediamo, in Spagna, pianeggiando. Destinazione mistica, ovviamente, quindi in Spagna non sarà possibile. Assolutamente. Grazie ancora. Grazie. Allora, adesso possiamo cominciare a spiegare il nuovo sito. Se chi è che deve manovrare, c'è manovra diretta? No, posso prendere il mouse. Okay. Sta meglio di... Penso di farcela, d'accordo, vediamo. Ok, perfetto. Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente che ci ha invitati, Fabio, ringrazio tutti voi. Noi siamo onorati, come Be Once Company SRL, di far parte di questo progetto. È un onore aver creato il sito web per il Bari Calcio, perché noi ci teniamo alla nostra terra, alla nostra città, che è Bari, il capoluogo della nostra regione. Quindi per noi è stato un vero onore. Giusto un appunto, brevemente, che cos'è Be Once, ve lo volevo spiegare, perché il Presidente ci ha conosciuti come una software house che si dedica a creare software, app, applicazioni. Questo infatti potrebbe anche essere il futuro, visto che con Fabio ogni tanto si parlava di app. E in più Be Once è proprietaria di una piattaforma, di un social network pensata per mettere in contatto nel mondo del lavoro chi è in cerca di un'occupazione nel mondo dello spettacolo e anche dello sport. Tutto avviene tramite video, quindi sono dei provini online. Beones.com dà questa possibilità: chi cerca lavoro, chi offre delle opportunità di lavoro tramite dei provini online può trovare chi è disponibile a lavorare. In questo caso anche col Presidente si parlava a settembre di avviare questo progetto, di un domani trovare anche dei talenti del mondo dello sport per la squadra, per la prima squadra, tramite Beones. Questo è un progetto che vi preannunciamo, poi vedremo di spiegarlo meglio più in là. Allora, vediamo subito il sito web. Principalmente cosa abbiamo fatto? È importante partire dal fatto che oggi l'85% degli utenti accedono al web tramite dispositivi mobile. Quindi il vecchio sito, tanto di cappello, però aveva un leggero problema: non era full responsive. Quindi noi abbiamo cercato subito di dare questa impronta full responsive e mobile al sito. Oggi si potrà accedere da tutti i tablet e cellulari al sito del Bari. Prima cosa fondamentale. Seconda cosa, parecchie volte, forse a parecchi utenti e tifosi sarà capitato di incontrare qualche difficoltà tecnica su qualche pagina che non era visibile perché c'era un flusso enorme di utenti. Infatti il Presidente l'aveva detto, parliamo di un sito che ha tanti utenti, tanti follower. Beh, noi questo problema lo abbiamo risolto, perché comunque Be Once, essendo partner di Microsoft, si appoggia alle infrastrutture cloud di Microsoft, quindi siamo partner Microsoft e stiamo su Azure, sul cloud di Microsoft. Quindi da oggi il sito del Bari è come dire, si affianca anche a Microsoft, perché il sito del Bari sarà sul cloud di Microsoft. Quindi è un doppio onore per entrambi.
E quindi significa che oggi il sito del Bari non avrà più problemi di, visto che siamo in ambito calcistico, invasione di, ci sono invasioni di campo, invasioni di follower non creeranno mai più problemi perché sarà tutto scalabile. Quindi soprattutto nei momenti del prepartita vedevamo c'era un flusso enorme di visitatori, problemi del genere non ce ne saranno più. Quindi snello, agile, insomma il sito risponde benissimo a qualsiasi tipo di flusso di utenti. Allora Fabio, tu non so, volevi far vedere a parte l'home page, allora scorriamo l'home page. Cosa abbiamo fatto? Innanzitutto graficamente, non so se avete notato, abbiamo creato una sorta di bandiera bianco-rossa, perché c'è questa parte in alto che mostra come se fosse una breaking news, un'ultima ora, questa fascia bianca con sulla parte alta le favicon, le social favicon. Poi vi spiegheremo anche la questione social, perché Fabio ci teneva spesso a dire noi puntiamo molto sui social, infatti noi abbiamo dato largo spazio ai plugin dei social. Quindi abbiamo creato questa sorta di bandiera bianco-rossa. Nella home page abbiamo messo queste belle immagini che scorrono in maniera automatica, che sono le ultime notizie, quindi scorrono in maniera automatica, però volendo si possono poi portare avanti manualmente. Belle immagini, grandi. Quindi altro box importante, un countdown abbiamo messo per l'incontro, ogni incontro successivo mostrerà questo countdown, è un modo per creare attesa sulle partite future. Non sono aggiornate le notizie, questa è una demo? Sì, questa è una demo perché Fabio ci ha detto che vuole pubblicare poi ufficialmente il sito la settimana prossima. Quindi abbiamo dato subito risalto, scorrendo la pagina, alle notizie, quindi ci sono quattro categorie di notizie, le news generali, poi quelle che provengono dal settore giovanile, quelle dei giovani galletti e dei vari progetti, quindi sono quattro box dedicati alle notizie. Sempre nella colonna, nella sidebar, guardate, dove prima c'era la parte relativa alla partita successiva, c'è la classifica, che sarà sempre aggiornata, il Bari in evidenza con una piccola striscia rossa. Quindi un tifoso del Bari comunque sul sito del Bari trova sempre tutte le informazioni necessarie per capire come si svolge il campionato. E poi c'è la parte che comunque noi riteniamo, insieme a Fabio, insomma abbiamo sempre detto, è la parte più importante, la parte dei social. Molti sono gli utenti che sono su Facebook, su Twitter, che seguono il Bari su Instagram, il Bari tra l'altro anche su YouTube, un canale ufficiale dove ci sono gli highlight delle partite, e quindi un tifoso tranquillamente dal sito può vedere tutto sotto controllo. Quindi largo spazio alla parte social, e poi vi faremo vedere anche, c'è una sezione che si chiama poi social wall nella comunicazione, che mostra una panoramica ancora più completa della parte social. E qua in fondo molto risalto ai tweet di Twitter, la FC Bari 1908-50. Qui c'è una sorta di anticipazione, questa in realtà è un'immagine, però è praticamente spiega che cosa fra qualche giorno troverete, sarà un link allo store del Bari, store ufficiale del Bari. Quindi anche dal sito ci si potrà collegare allo store del Bari per acquistare i vostri gadget preferiti, insomma quelli che il Bari. E poi qua una bella gallery abbiamo messo, perché i siti funzionano così, insomma sono belle le immagini arredano un sito, lo rendono carino, quindi sono momenti importanti delle partite che comunque rendono il sito bello. Abbiamo messo poi in evidenza gli sponsor, e questa è la parte il footer dove ci sono i contatti, i vari link. Ci sono, vediamo, ecco qua, la prima squadra che abbiamo preparato. Allora, questa è la pagina che abbiamo preparato per la prima squadra, quindi si accede al menu, ecco qui. Allora, belle immagini anche qua, molto grandi, con la suddivisione dei vari ruoli della squadra. Se io decido poi di cliccare su un giocatore, ne abbiamo preso uno così, caso l'abbiamo preparato, Matteo Fedele, io entro e vedo in maniera ancora più precisa i dati essenziali. Poi chiaramente in futuro, Fabio, decideremo poi di aggiungere qualche altra cosa, se vogliamo, c'è il progetto anche di fare qualcosa di carino sulle pagine dei singoli giocatori. L'altra pagina da vedere era
questa qua, mi pare. Sì, ecco, questa qua, questa è la pagina che riguarda, questa è una sorta di tabellino delle partite, quindi un tifoso accede e vede tutti i dati della partita con un riepilogo sotto forma, questi sono dei link che fanno scaricare un file PDF dove ci sono poi dati ufficiali che provengono dalla Lega che riguardano la partita. Gli highlights sotto forma di immagini, quindi io volendo giusto vado a vedere un po' di immagini, momenti salienti, ok. Chiaramente vedete c'è sempre la sidebar di destra che mostra sempre la classifica, quelli sono dei blocchi fissi che mostrano sempre comunque classifica e tabellino della partita successiva. E poi abbiamo messo, visto che stiamo nella partita, in questo caso è Perugia-Bari, il box di YouTube, quindi qua ci sono gli highlights della partita Perugia-Bari, sempre tramite il canale del Bari Calcio su YouTube. Altra immagine da farvi, ecco qua, questa è la sezione hospitality. Non so Fabio se tu qua volevi dire qualcosa in particolare, però tu ci tenevi, comunque sono immagini, sì, che... Sì, quello che riguarda la zona marketing, della tendina marketing, abbiamo suddiviso in varie opzioni, direi che lì sono le opportunità, è descritto tutto il programma dell'ufficio marketing e commerciale, le iniziative che si apre attraverso sempre delle... Sto andando su opportunità, però mi pare che ci sono un po' di problemi di connessione. Ok, ora sta andando. E abbiamo preferito non perderci in parole, ma mettere quello che è la descrizione delle attività del Bari. Quindi uno può sfogliare questa rivista e la può anche scaricare, può avere tutte le opportunità con i dati degli ultimi anni per avere un'idea di quella che è l'operatività marketing. Poi abbiamo l'ospitalità. Riassunto con delle fotografie e una breve descrizione, quelli che sono gli ambienti dello stadio dedicati agli sponsor, l'area tribuna autorità, casualmente c'è il Corriere dello Sport perché è un partner della Lega, e poi abbiamo l'area palchi dedicata ai nostri sponsor con tutta una serie di zone. Che voi non conoscete perché non l'avete lo potete vedere solo in foto. E poi anche non è visibile c'è l'assalto dal noi abbiamo il nostro padre aperto a tutti. Noi è aperto a tutti. Cioè sempre che ogni promessa è diciamo che la priorità era quella di creare un sito snello, facile, intuitivo, senza fronzoli, perché abbiamo negli anni si capisce che una persona che va su un sito internet non vuole essere abbagliato da tante situazioni, ma vuole determinate cose che devono essere facilmente raggiungibili. Le immagini contano tanto, perché siamo nell'epoca delle immagini, e i social, ecco, questa è la parte che vi stavo anticipando. Tanto siamo arrivati a 150.000, no? Vabbè, sono conquiste da fare, col sito nuovo li facciamo sicuramente i follower. Qua c'è un social wall dove è possibile vedere tutti i social. Questa è una panoramica totale di tutti i post, i tweet che la società pubblica sui social, quindi questa è ancora più divertente da sfogliare rispetto a quelle in home page. Qui il tifoso medio è chiaro che sa come districarsi per trovare tutto quello che gli può interessare sulle partite, poi, sulla società. Va sottolineato che chiaramente è quello che c'è dietro al sito, il supporto tecnico che ha dato la B-Wants, che fa la differenza, perché noi ci siamo messi una giacca e una cravatta adesso, che tutti hanno, non stiamo facendo la scoperta dell'acqua calda, sia ben chiaro, però noi non avevamo la cravatta e ci siamo messi questo sito per dare una vetrina, e quello che non si vede che fa però la differenza. Sì. E oltre le immagini, oltre il lavoro che c'è dell'ufficio con i collaboratori dell'ufficio comunicazione, col marketing, però c'è dietro un lavoro di supporto tecnico non indifferente che andremo sempre più a richiedere, perché fra un po', quando inizieranno lo store, quando inizieranno delle situazioni dinamiche e interattive, avremo necessità ci sarà da fare altro, però comunque effettivamente lo Zoccolo 2 è stato creato, il sito c'è, è funzionale e funzionante, e quindi potete stare tranquilli, i tifosi non avranno più problemi di accesso al sito. E soprattutto, come aveva detto lui,
dal mobile, da qualunque mobile si vede chiaramente, sì. Non ci sono problemi, l'hanno testato, sì. Ce l'hanno fatto vedere, quindi totalmente le immagini che vedete qua, anche se in verticale per quanto riguarda i telefoni, le vedrete sequenziali, però le vedrete bene senza problemi. Adattate completamente allo schermo dei vostri tablet, dei vostri cellulari e di altri dispositivi mobile. Io non ho nient'altro da aggiungere, ringrazio ancora tutti quanti, grazie ancora Presidente. Prego, se ci sono domande, prego. Indubbiamente hanno fatto un bel lavoro, quindi una bella vetrina, perché sì. Ci abbiamo trovato il sito, la carta d'identità sì. della società. Nell'ottica del miglioramento io notavo, a parte le cose positive che già si vedono subito, occhio nudo, credo che sia stato dato poco spazio alla squadra. La squadra ridotta ai news, forse bisognerebbe cercare di ampliare un pochettino questo tipo di vetrina, che so, dicono di noi, si potrebbe dire, no? Cioè dicono del Bari, bisognerebbe offrire un'immagine più completa di quello che succede intorno alla società, perché se no diventa più archivio, diventa. Cioè i giocatori, i curriculum vanno bene, ma è tutta roba un po' statica, ci vorrebbe della roba un po' più fresca, più viva, tutto quello che succede intorno alla società. Le polemiche non ridotto soltanto ai comunicati e degli segreti, ma anche a qualcosa di altro, da pensare, da studiare. Perché per esempio i social è una parte un po' particolare, insomma. I social in realtà, Fabio, sì. Rispondo io. Il sito di una social non sono soltanto i social. No, non sono soltanto i social, però... C'hanno più spazio i social della squadra. No, però in home page, se è stato notato da tutti quanti, in home page noi abbiamo comunque messo subito dopo la slide gigante delle foto, comunque abbiamo dato spazio ai quattro box delle notizie. È chiaro che quando uno fa il primo scroll con il mouse, i primi tre scroll, trova subito news. Entrando in quella sezione, poi troverà tutte le altre news della società che provengono dalla società. Il marketing per me è eccellente, il marketing è molto ricco, già si vede subito. Il settore marketing è eccellente. Sì, sì, sì. Non c'era prima, cioè, si vede, cioè, secondo me avrebbe dato più spazio alla società, alla squadra. Ma non abbiamo fatto vedere tutto, perché poi ci sono alcune cose che stiamo... Sì, ma con rubriche diverse, non so se le spiego, che so, dicono di noi, dico per dire che succede. Se domani c'è una polemica che scoppia a Verona e attaccano il Presidente, assolutamente nella corrente, perché se no facciamo... Ma nelle news... Fuori, uscire fuori dai comunicati di 5 righe a 16. Tenete conto che... Bordo campo sotto le righe. Allora, quelle sono anteprime però di notizie. È chiaro che se. Ma solitamente Bordo Campo sono tre righe, non è che sia tutta questa. Ah, vabbè. Quindi, a meno che non c'è un comunicato stampa ufficiale, i comunicati esistono. Però il sito, secondo me, è vivo quando c'è qualcosa di vivo. Però il sito parte in home page con notizie. Sono tutte notizie, no? È chiaro, sono sotto forma di grandi immagini nella parte alta. Box news nella parte subito dopo, con il primo scroll già si arriva a quei quattro box di notizie, cioè comunque si parte con le notizie dell'home page e il primo, cioè, se lei apre una pagina di giornale, le notizie dei social hanno 20 righe, tranne che sì, però noi abbiamo l'intervento, scusa, tranne che non intervenga un giocatore, il Presidente, se non incontra con i social dice qualcosa di veramente eclatante, allora se no vengono ridotte a 20 righe, a fondo pagina, non di più. Questo è il discorso. Però una volta, adesso... intorno alla squadra si sviluppano tante tematiche che sarebbe bene che ogni tanto... Ma di che tipo? Perché noi nelle news copriamo tutti i settori, news copriamo con tre notizie al giorno sulla prima squadra, settore giovanile con 1/2. I progetti, in base a quanto andremo a fare nei progetti, abbiamo un settore progetti, dove saranno messi. Io ho visto, gli altri sono tutti curati bene. Come notizie, una volta che metti 4-5 notizie, 3 notizie sul sito, perché poi noi andiamo ad implementare, tu hai ragione quando parli del sito, però noi abbiamo i Twitter che ne diamo durante l'arco del giorno, così come le notizie Facebook dirette che sono collegate a questo. Noi diamo 4-5 notizie al giorno minimo sul Bari.
Nel momento in cui metti le news, metti l'intervista, metti un comunicato, metti quello che succede, lascia stare il diario da bordo campo che c'è sempre. Sulla squadra metti quello. Non è mettere notizie, allora il sito può anche fare notizie. E allora non ho capito. Il sito può fare notizie. Allora, ma questa è una seconda fase, è una seconda fase di come vengono strutturate le notizie. No, ma il taglio social che è stato dato non è andato di certo a oscurare la parte relativa alle notizie. Il taglio social è una questione di proporzioni, diciamo. No, ma infatti io quello dico, c'è un taglio social che forse io ho enfatizzato, ma che se notate assolto, da un punto di vista grafico. Credo di aver anche ampliamento dell'area Bari prima squadra. Sì, allora, mettiamoci in quest'ottica per un processo di crescita, perché tanto cioè, area prima squadra, però sotto che punto è l'avvio, assolutamente. Quindi tutte le idee sono buone nel momento in cui parlare di miglioramento. Si avvia un discorso, per esempio, quando lui dice dicono di noi nel sito, una rassegna stampa con 4-5 pezzi ci potrebbe anche stare, tanto riprendi e rimetti. Allora, assolutamente sì, l'abbiamo pensata, però questa dobbiamo chiedere le autorizzazioni sulla rassegna stampa, sì, perché se io metto alle 8 la mattina la rassegna stampa dei giornali, i vostri direttori, i vostri editori mi chiamano, mi dice ma tu fai leggere i giornali, nessuno mi compra i giornali. Qui parla di rassegna, può essere anche un'idea. Cioè, dicono di noi, può essere anche una polemica. Qualcuno da altre parti che parla del bar, parla di Colantono, parla del presidente, parla dell'ufficio staff. Posso interrompere? Sa dove avvengono maggiormente le polemiche ora? Sui social network. Quindi, in pratica, non volendo. Noi, social network, è una cosa a parte. Parlare di innovazione forse è già arcaica come un sito di una squadra di calcio, è logico, però poi approfondiremo, comunque c'è di crescita del sito, questo sì è sicuro. Presidente, comunque questo è un suggerimento che va colto e va approfondito, anche perché una pagina di presentazione, ovviamente poi girandoci, muovendosi all'interno, ognuno può dare dei suggerimenti. Non è un impoverimento. No, assolutamente, ma io essendo una social, sono convinto che il dottore sta dicendo qualcosa di serio, cioè incrementare la parte, diciamo, tradizionale giornalistica, poi ovviamente va sempre tutto contemperato con le esigenze di spazio, di visibilità dell'intera web. Quello che diceva Francesco queste cose vive qua, interagiscono i tifosi, qua interagiscono e arrivano, dicono di noi e qua. Non sono solo le nostre notizie queste qua. Comunque, altre domande? Prego, Enzo. Sì, volevo chiedere se è previsto anche un angolo dedicato alle statistiche che potrebbe essere utile sia per voi che per. Certo, ci stanno nella prima. Abbiamo delle partite, no? Esatto. Allora sì, nel tabellino. Se anche le statistiche generali di calciatori, minuti giocati, gol. Quella ci stiamo lavorando su quella, sì, ne abbiamo parlato. Assolutamente, abbiamo iniziato col fare questi match program e di tutta la serie B, non solo della partita, questi match report, dove ci sono tutte le statistiche sulle palle recuperate, questi passaggi riusciti, questa di tutta la giornata. Questo della Lega. Sì, no, ma noi siamo della Lega e del Bari, la Lega non è che fa una cosa a parte, questa è la Panini, e questa classifica del torneo, questa sono del materiale che la Lega mette a disposizione delle società. E lui ma guarda che parlava del Bari, nello specifico quello del Bari abbiamo, oltre che il report di partita in partita, trovate qua quello del Bari, troverete poi il dato generale dopo una o due partite, ma qua ci sono per esempio i tabellini, i numeri del match, è chiaro che questo fa statistica, poi sulle palle recuperate abbiamo delle tabelle generali, ma sarà fatto sui, tu non mi hai detto minuti giocati, perché quelli là, però per ogni partita ci saranno queste, e poi col susseguirsi delle giornate si accumulano i dati e ci saranno delle statistiche. Sì,
Sì, io volevo fare una domanda al dottor Asciutto, se possibile. C'è un richiamo della squadra invece sui vostri aerei? Cioè, abbiamo visto il richiamo sui siti, no? Sulle maglie, sì, della società. Sì, sì, stiamo... Invece, cioè, sarebbe carino avere un giornale della squadra all'interno, magari un giornale della squadra, oppure qualcosa che richiami al Baricalcio, in modo che fosse anche... Una assolutamente, pubblica. Infatti stiamo programmando di fare un check-in personalizzato, in modo tale che quando la squadra arriva in aeroporto, sui monitor, sui display, oltre che al nostro logo, venga presentato il logo della squadra, brandizzando praticamente parte dell'aeroporto, da lì dove si effettuano gli imbarchi, come anche il portellone, cioè accanto al portellone mettere un logo su un aeromobile del Baricalcio. C'è anche intenzione di fare una rivista dedicata, perché per anni a Bari abbiamo avuto un omicidio, si chiamava Bari, c'è in mente di fare una cosa simile? Una rivista dedicata, ma i voli sono talmente brevi che non farebbero in tempo. No, mi fai dire c'è un'altra cosa extra, al di là dei voli. No, volevo sapere se insomma ci fosse. Se lo parlavo, poi siamo extra. Ah, extra, esatto, perché extra. Ah, sì, extra, sì. Solo quello. Manca me. Questo è il primo giornale. Va bene, altre domande? No, grazie. Grazie. Grazie a tutti, aspettiamo i suggerimenti di Sugito.